E quindi ho grande preoccupazione per una coalizione che governerà questa regione in cui la Lega ha un ampio margine di manovra e che avrà paradossalmente all'opposizione i 5 Stelle che a Roma invece governano, quindi sembra veramente paradossale. In più voglio fare un piccolo accenno a quello che è avvenuto qui a Lanciano. Io penso che chi critica questa maggioranza perché ha candidato tre assessori, questi assessori avrebbero avuto un risultato negativo, io dico che gli assessori si sono comportati bene, hanno ottenuto un buon risultato, chi invece è fallito completamente è la minoranza. Io mi chiedo perché con un vento di destra così forte nessuno si è candidato, nessuno si è espresso e ha preso un impegno pubblico, presentandosi alla stampa e alla città dicendo noi appoggiamo Marsilio, appoggiamo la Lega, appoggiamo chi volevano appoggiare. Adesso, dopo che i risultati sono stati chiari, e adesso vogliono salire sul carro del vincitore. Allora io mi chiedo perché la vera occasione non l'abbiamo persa noi, l'ha persa la minoranza che non è stata capace, non ha avuto il coraggio di presentarsi alle elezioni con una situazione estremamente favorevole. Noi non avevamo, è ovvio, no? Con le cifre del voto dell'anno scorso, non avevamo una percentuale altissima di poter eleggere qualche assessore. Avevamo invece la volontà precisa, e questo l'abbiamo fatto, di sostenere Giovanni Legnini, che sarà la guida di un progetto politico che, ripeto, Lanciano ha applicato da 7 anni.